Un saluto agli amici di Trend & Dance, canale YouTube di Arthur Spielberg. Ci vediamo alla terza parte di Mystery Est 2021 alla terrazza mare del Ferroviario. Pensate, è la mascotte di questa edizione, ha soltanto 14 anni e mezzo ed è bravissima perché apre la serata, apre anche le varie fasi della serata per quanto riguarda questa competizione. Brava, brava Sofia! Ecco la sfilare di fronte alla nostra pubblica, la nostra partecipante che si dedica sportivamente alla danza artistica a livello agonistico. Vorrebbe fare la modella, il personaggio delle preferite è Carlotta Ferrito, 25enne ginasta. Eccola qua, un applauso a Sofia Carbone. Ginasta Sofia, e riteniamo il secondo passaggio di questa serata per quanto riguarda il costume da mare, il secondo passaggio, e sto parlando di Giorgia Cuccheri, altra giovanissima, lei ha 15 anni soltanto e quindi sfida la manifestazione dei suoi aspetti più importanti degli storici di Mystery Est. Giorgia Cuccheri, 15enne, si dedica sportivamente al karate agonistico e al nuoto. Vorrebbe diventare attrice e modella per quanto riguarda l'eleganza. Uno dei suoi personaggi preferiti è Belen Rodriguez. Le piace anche Noah Centinaio, cioè un attore statunitense. E Gabriel Carto, amatissimo dalle donne, ancora il modello. Brava Giorgia Cuccheri! Ti lascio Giorgia un momento ora di vedere un'altra verità che inizia stasera con questa finalissima di Mystery Est nella notte delle stelle. Rivediamo pertanto Giorgio Picovic. Stefania, eccola qua, Stefania, che si presenta al pubblico, che si dedica al nuoto come attività sportiva. I suoi personaggi preferiti sono Will Smith, attore, rapper e produttore Q6, statunitense. Questo è il primo dei personaggi che lei gradisce particolarmente. Stefania, un applauso! Notte delle stelle dalle nostre stelle d'estate. Ecco la prossima, Angelica Mistretta. Angelica ha 20 anni. Pratica lo sport dedicandosi al nuoto e praticando la pallavolo. I suoi personaggi preferiti sono Gian Salvatore Lomon, attore modello USA, statunitense. Questo è il primo dei personaggi che lei preferisce per i suoi gusti. Angelica Mistretta! Partiamo costosamente. Vediamo pertanto in questo periodo passato la prossima candidata. Salutiamo Rossella Maldini. La sua aspirazione è ancora quella di diventare un hostess per le crociere. Il personaggio da lei preferito è Shakira, famosa cantante pop nativa della Colombia, del genere appunto della trama. Latino, lo ricordiamo, è il pop latino. Eccola, di fronte alla giuria, il nostro partecipante, il nostro Rossella. Brava Rossella! Complimenti e auguri a Rossella Martini. Proponiamo e presentiamo un'altra candidata già vista nel corso della serata per quanto riguarda la sfilata. Lei è la numero 6, sto parlando di Beatrice Galluzzo. Eccola, questo sorriso si ripresenta al pubblico.
lei che si dedica allo sport, praticando il nuoto e anche la ginnastica artistica. Volete lavorarci in giurisprudenza, il suo personale presidente è Giovanni Rossi. Ma vi piace anche Louis Tomlinson, cantautore inglese e soprattutto vi piace il Queen. Un applauso a Beatrice Galluzzo. Prossima partecipante numero 7, lei è Jessica Leotta. Mi piacerebbe diventare una scrittrice oppure una pezzata fotomodella. Vorrei tanto visitare una nazione statunitense, c'è tanti come la California. Jessica Leotta. Ora è il momento di programma. Per un'altra candidata, arriva la vostra attenzione la concorrente numero 8. Sto parlando di Aura Bertinella. Lei vorrebbe diventare avvocatessa o operatrice di medicina. I suoi personaggi preferiti sono tanti, ma in particolare ne predilige uno. Un cantautore e poi strumentista britannico come Ed Sheeran. Tre mesi che mi piacerebbe visitare, in particolare gradirebbe di poter partire per la Brescia in un bel viaggio importante. Aura Bertinella, candidata numero 8. Con queste note musicali stimolanti e cadenzate passiamo alla prossima presentazione, la candidata numero 9. Eccola, applauso per Maria Fiorio. Sorridente, lo salutiamo sempre festosamente questa nostra simpaticissima e religiosa concorrente. Lei ricorda che si dedica molto allo sport, praticando ginnastica artistica, danza moderna e anche nuoto. Vorrebbe diventare modella oppure logopedista. Eccola, Sofia Maria Fiorro. Prossima candidata in lizza in competizione, in misura di fronte al pubblico, di fronte alla giuria, la candidata numero 10. Sto parlando di Alessia Ricciardi. Gli applausi accompagnano il passaggio della nostra candidata, aspirante modella e pure indossatrice di abiti da sposa, ma stasera ha vissuto con un suo momento atteso, quello di indossare un abito da sposa. Mi piacerebbe così poter viaggiare grazie al suo lavoro futuro nel campo della moda. Vorrei peraltro visitare gli Stati Uniti. Alessia Ricciardi! Ora passiamo subito alla candidata numero 12. La prossima partecipante è Giorgia Zerovaz. Nello sport pratica la danza agonistica. La sua aspirazione sarebbe di diventare una brava modella oppure di una apprezzata fotomodella. Il personaggio che le gradisce maggiormente è un grande cantante di linea moderna, Tiziano Ferro. A lei piacerebbero delle nazioni importanti, particolari, come le Maldive. Giorgia Zerovaz. Combiniamo questa carrellata di bellezza alla rivolta del concorso di Trieste con Sara Tenace. Sara Tenace si dedica volentieri alla pole dance di tipo agonistico. Pensate che vorrebbe diventare una brava criminologa oppure modella, naturalmente, perché la ragazza è molto longilina. Sono personaggi preferiti sono Angelina Jolie, un mito del cinema, del grande schermo, e Margot Robbie, altra attrice di un film australiano. Eccola qua, Sara Tenace. E l'ultima candidata di questa sera, alla vostra attenzione e ai vostri applausi arriva
Mara Taucher. Pratica il basso tecnologico in serie B, complimenti importante, aspira a diventare una brava insegnante. Uno dei personaggi che riapprezza particolarmente è Luca Mouris, giovane talento sloveno del basket. Mara Taucher. Ed ecco arriva la vostra attenzione l'ultima candidata, Elisa Urdic. Eccola, la nostra partecipante, lontanina, sorridente. Lei ama la corsa, si dedica al pallavolo agonistico. Vorrebbe diventare maestra d'arrivo oppure modella. Il suo personaggio preferito nel campo della musica leggera è un grande di sempre, Vasco Rossi. Elisa Urdic! Ora colpo d'occhio di insieme con tutte le partecipanti, dalla prima all'ultima. Sofia, Giorgia, Stefania, Angelica, Rossella, Beatrice, Jessica, Aura, Sofia, Sofia Maria, Alessia, Giorgia, Sara, Mara e Elisa. Ancora un giro di ricordi della pista, della terza mare, della collina di terza mare, con lo stabilimento balneare e fluviale. Allora ragazze, vi ricordo la testuccia, ecco le ragazze si stanno sistemando a questo punto di fronte alla nostra giuria, è il momento più importante. Io ringrazio naturalmente per le concerture, Matteo Paolo, le concerture di Caratteri e lo studio di Rapide Silva di Via Fabio Severo 29. Poi ringrazio ancora una volta tutti gli sponsor, Fiori Germo, Palestre California, Autoscuola Virgilio, Boutique of Top, Abbigliamento, Artwear Store, Abbigliamento Fata Morgana, Articoli da Regalo, coloratissimo, Studio Shatsu, Trieste, di Cristina Negrisin e Studio Benessere di Valentina Benisco. Insieme con questa ricettrice della bellezza, queste messaggere dell'eleganza, della simpatia, della freschezza di loro verdi anni, questo momento importante, un souvenir dell'estate che ricorderanno piacevolmente anche in seguito, sarà veramente un momento da ricordare nei momenti quando si è lontani dall'estate, dalla stagione più bella dell'anno, dalla stagione più calda, più bella, con i maggiori ricordi. Queste ragazze ricorderanno questa serata, la serata di Miss Trieste, un concorso nato, lo ricordo ancora una volta, del lontano 1947, che ha lanciato la popolarità professionale grandi personaggi femminili, grandi cantanti, ma soprattutto grandi attrici e grandi modelle, che hanno raggiunto appunto la popolarità grazie a questo punto di partenza promozionale, punto di riferimento nel campo dello spettacolo in generale. Il campo quindi nel campo specifico della moda, dell'eleganza, del cinema, del teatro. Tutto sorridente, mi raccomando. Allora, abbiamo concluso? Vediamo se abbiamo concluso per questa parte della serata. Attendiamo un po' il risposto della giuria per sapere se devono ancora fornire delle indicazioni valutative rispetto alle nostre candidate. Ancora un po' di voce, allora aspettiamo un po' un attimo. Bravo, il nostro sito secondo, il fotografo ufficiale del concorso, il Trieste, la notte delle stelle. Ed ecco, ci saluto con un applauso da Surio e le nostre belle rappresentanti. Forza! A uno, fino alla propria categoria, ai nostri partecipanti. Eccola, ci saluto con il loro spirito. Grande applauso da Surio! Forza! Forza, amica amico, bello applauso da Surio! Ci siamo! Forza, forza, benissimo! Auguroni ragazze, auguroni da tutti noi! Ci siamo! Allora, siamo pronti? Voi avete concluso tutti gli interventi di ballo?
No, volevo sapere se sei pronto. Se la tua mente è scattante come all'inizio. Perché la stanchezza sembra lì a un certo punto. Mi sono nato pronto. Sì? Ricordi te? È pronto che non è nato prima. Mi sono nato pronto. È pronto che non è nato prima, questo è il problema. Ci siamo. Va bene, allora, adesso la giuria cosa devi fare? Pensare giusto. Pensare giusto. E si ritrova e vai in bellissimo il country, il country con cui abbiamo aperto. Potevo non finire col country. Che abbiamo aperto con il country. E siamo piacevolmente col country. Piacevolmente col country con tutto il compone. Con grande applauso. Grandissimo applauso, ce lo meritano veramente. E allora facciamo un applauso ai ragazzi Wayne del Trieste della Stega Academy, qui con il country.
I punteggi relativi dei partecipanti.